Vicina a lei, l'amica di una vita, e circondata da figli, nipoti e tantissimi parenti e amici, Delfina Baldi ha festeggiato i suoi primi 100 anni, tra fiori, regali e una bellissima torta. Oltre 70 gli invitati al rinfresco nella sede della Misericordia di Gello a festeggiarla, fotografarla, applaudirla. Anche il sindaco Alessandro Tomasi ha fatto gli auguri a Delfina. Due figli, due nipoti, quattro bisnipoti e Pupigliana, il paese dove ha vissuto una vita, sempre nel suo cuore. Pupigliana è Pupigliana, io non ci sono nata, però ci sono cresciuta, non avevo ancora un anno quando sono venuta a Pupigliana. Oggi li fanno una bella festa qui con tante persone, è contenta? Contentissima, che rivedo tutti i familiari e tutte le amiche che avevo anche a Pupigliana. Qual è uno dei ricordi più belli della sua vita? Ce ne sarebbe dei ricordi, davvero. Quando c'avevo il mio marito era bello, altro che... Se vivesse ancora 100 anni, che cosa rifarebbe? Non lo so, questo non te lo so dire. Se ricordate della vostra nonna? A noi praticamente ci ha allevato, perché noi da quando si era piccoline i genitori comunque ci lasciavano a casa con lei e noi e lei siamo sempre cresciute praticamente insieme. Poi ovviamente insomma siamo un po'. La vita va avanti, uno si sposa, fa figlioli, però siamo sempre cresciuti insieme, sempre sotto la nonna Delfina praticamente. È sempre stata dolce la nonna, ha sempre avuto l'affetto sia per me che per la Serena uguale, è sempre stata una grande nonna, una nonna anche giovanile e tanto affettuosa, tanto vicina. Cosa le hanno regalato i parenti? Tanta roba, tanta, tanta roba. Non posso neanche più parlare. È emozionata? Tanto, tanto. Quanti anni è che vi conoscete? Beh, da sempre. Da quando c'era piccine. C'eravamo anche spregiose, si faceva dispetti a tutti, a queste vecchine. E invece ora ci sono e me le fanno a me. Anche lei? Insieme.